Ciao, benvenute in un nuovo video. È da tantissimo tempo che non mi metto qui a registrare un video e che non vi pubblico un video. Infatti, nel frattempo, come avrete notato, mi è ritornata la mia videocamera, la mia amata Sony, appunto, è ritornata dall'assistenza e per il momento sembra che funzioni, speriamo bene. E è da tantissimo, appunto, tempo che non registro un video. Però oggi vi volevo parlare della nuova collezione di Kiko, la The Beauty Games, che è una collezione che si ispira ai Giochi Olimpici 2016. E appunto vi volevo fare un My Test for You di un prodotto che ho deciso di acquistare perché ho acquistato solo un prodotto di questa collezione. Però vi volevo anche far vedere gli swatch come mio solito degli altri prodotti. È una collezione uscita in anteprima a Bergamo, all'Orio Center, appunto al centro commerciale. Come anteprima della nuova inaugurazione del nuovo stile del negozio Kiko, appunto nel centro commerciale, perché è completamente diverso da tutti i Kiko che io ho visto in giro. Infatti, stavo passando dritta, proprio non ci ho fatto caso che c'era Kiko, perché appunto sapete che i negozi Kiko sono tendenzialmente scuri, hanno la scritta scura, si notano subito, ecco. Invece questo nuovo negozio è di color panna, è chiaro come negozio e appunto essendo abituata agli altri store non ci avevo proprio fatto caso e quindi stavo passando praticamente dritta, però alla fine ovviamente l'ho notato. E devo dire che è un negozio davvero stupendo, davvero davvero molto molto figo. È più che altro ordinato, molto anche grande rispetto ai soliti negozi Kiko, ma è ordinato e io amo quando le cose sono ordinate, specialmente i prodotti delle case cosmetiche nei negozi. Davvero mi dà un'impressione di ordinato. E non lo so, è molto molto figo come negozio, a me è davvero, ma davvero piaciuto. E appunto sono stata proprio per questa collezione, proprio perché voi mi avete chiesto cosa ne pensavo e quindi sono andata a vederla anche perché l'Orio Center non è tantissimo lontano da dove abito io e quindi ho deciso di andarla a vedere. Non vi farò un video come gli altri, perché appunto essendo un'anteprima, non essendo ancora uscita nel sito, non vi posso dire, non vi posso far vedere più che altro le immagini prese dal sito e quindi sarà un video molto chiacchiericcio solo per farvi vedere gli swatch di questi nuovi prodotti. Poi più avanti, quando uscirà sul sito Kiko, sul blog, che trovate il link sempre nell'info box in fondo, vi metterò tutte le foto con tutta la descrizione del prodotto come faccio sempre. Ecco, però questo video diciamo che è più un video test per vedere all'opera questo nuovo prodotto. Non so se vi può piacere, in ogni caso vi farò vedere gli swatch, però appunto non so se vi può piacere lo stesso questo video appunto. Io ci provo, magari fatemelo sapere voi nei commenti. Comunque, l'uscita sia sul sito che nei negozi dovrebbe essere il 16, almeno così ho letto in giro, ora non so se sia vero, lo vedremo. Io adesso sto registrando il 14, quindi non lo so quando pubblicherò questo video. Comunque, appunto, è una collezione che non mi ha interessato più di tanto, anche perché è molto piccola come collezione rispetto ad altre collezioni di Kiko. C'è poca scelta di colori, specialmente per quanto riguarda i blush, sono davvero pochi come prodotti, però alla fine talmente mi avete richiesto cosa ne pensavo, se avevo fatto gli swatch su Instagram come messaggio privato, alla fine ho deciso di andarla a vedere e quindi ora sono qua per farvi vedere gli swatch e dirvi proprio due cose, la descrizione che dà anche Kiko, perché mi sono presa appunti, perché appunto non essendoci la descrizione sul sito, mi sono messa col mio cellulare sulle note a scrivere tutto quello che mi potevo dimenticare. Comunque, il primo prodotto è una terra abbronzante con un costo di 12,90 euro e sono disponibili in due colori, la 01 e la 02, e queste sono le classiche terre abbronzanti che Kiko ripropone molto molto spesso nelle sue collezioni. Anche queste hanno una cialda davvero enorme, davvero gigantesca, e hanno un finish semi opaco, nel senso che è un opaco luminoso, non perché ci siano all'interno dei glitter o perché sia perlato, però appunto è
un opaco, direi quasi satinato, ecco, leggermente luminoso appunto, che si nota che non è opaco. E appunto questo è un prodotto che non mi interessa, sapete che non è un genere di prodotto che amo utilizzare, e però sappiate che c'è questo prodotto. Poi abbiamo il pennello per le polveri viso che costa 14,90 euro con le setole con doppio colore. Anche qui è un pennello classico, un pennello molto morbido. Sapete che i pennelli delle collezioni limitate di Kiko sono davvero, davvero molto validi, però in questo caso è un pennello che si è già visto. Sì, il packaging è carino, sì, le setole sono carine, però la forma e tutto è un packaging, è un pennello già visto sicuramente. Poi abbiamo come altri prodotti viso i blush che costano 9,90 euro e sono disponibili in tre colori, la 01, la 02 e la 03, e sono dei blush formato stick cremosi con all'interno di ogni singolo blush ci sono tre spicchi diversi di colore. Però lo swatch che avete visto io l'ho fatto miscelando insieme questi colori perché è molto difficile prelevare il singolo colore, essendo comunque di diametro abbastanza piccolo, è difficile prelevare solo un colore, quindi io ve li ho miscelati insieme e come avete visto hanno un finish luminoso, un finish glow quasi effetto bagnato, davvero molto molto luminoso ed è per questo che io non li ho acquistati perché sapete che ho dei pori dilatati nella zona delle guance e tendo a non utilizzare i blush per lati satinati proprio perché me li mettono in evidenza. E quindi ho preferito lasciare lì questo prodotto principalmente per questo, anche se come colori mi piacevano davvero tantissimo, come texture del prodotto, come pigmentazione, sfumabilità almeno sulla mano, davvero era un prodotto molto molto interessante che mi sarebbe piaciuto provare, però appunto avendo questo piccolo difetto dei pori ho preferito lasciarlo stare. I colori sono molto molto belli, lo 01 e lo 03 si assomigliano un po', però visti dal vivo lo 01 contiene dei riflessi più dorati rispetto allo 03, però nel complesso appunto vi ripeto sono colori molto molto belli. E poi sempre in questo formato stick, qui con sempre tre colori, abbiamo gli illuminanti con un prezzo sempre di 9,90 euro, disponibili in due colorazioni, lo 01 e lo 02, e appunto sono identici praticamente ai blush. Di questi mi piaceva tantissimo il colore che risultava fuori miscelando insieme i colori dello 01, davvero mi piaceva tantissimo, anche qui molto luminosi come illuminanti. Però appunto non amando questi colori di me, sul mio viso, ho preferito lasciarli lì. Anzi, vi dirò una cosa, forse i blush sono fin troppo luminosi per essere utilizzati appunto come blush. Bisogna davvero dosarli con cautela. Invece gli illuminanti appunto danno una bella bella luce, davvero mi sono piaciuti moltissimo. Poi abbiamo le classiche matite occhi di Kiko che ripropone spesso nelle sue collezioni, che costano 5,90 euro e appunto vanno dalla colorazione numero 01 alla colorazione numero 08. Classiche matite da interno occhio, dalla rima interna dell'occhio, morbide, pigmentate, che durano a lungo. Io le ho provate in altre collezioni di Kiko e mi sono sempre trovata bene. In questa collezione non le ho acquistate semplicemente perché le colorazioni non sono nulla di nuovo, nulla di mai visto. Kiko appunto le ripropone spesso anche questi colori e quindi sappiate che ci sono anche queste matite. Poi abbiamo i mascara con un prezzo di 7,90 euro, sono disponibili in 5 colori, una colorazione completamente nera mentre le altre 4 colorate sui colori del blu, azzurro, viola, con uno scovolino in silicone con dei dentini davvero molto fitti, molto sottili, che mi danno l'impressione davvero di riuscire a catturare bene le ciglia. Infatti questo mascara dovrebbe dare un effetto volume. Mi interessava provare la colorazione nera, però avendo già tanti mascara aperti ho preferito lasciarlo lì. Per quanto riguarda i mascara appunto colorati, bellissimi, nulla da dire, davvero bellissimi, però anche qui è un prodotto che non utilizzo. Il mascara colorato non mi piace utilizzarlo, anche in estate preferisco il classico mascara nero, ecco. Poi abbiamo due set che costano 19,90 euro l'uno, il set numero 01 e lo 02,
che all'interno comprendono tre ombretti che si possono utilizzare sia asciutti che bagnati, una terra e un blush. E questo prodotto mi interessava per quanto riguarda il packaging, perché era un packaging né in cartone né in latta. Non era nessun di questo tessuto, ma era un packaging tipo pochette, tipo il tessuto delle borse, ecco, perché appunto si poteva togliere la paletta contenuta all'interno e poi riutilizzarla come porta cellulare, porta orecchini, porta qualcosa, insomma. Ed era molto carina come packaging esterno, però i colori all'interno, specialmente degli ombretti, non mi hanno interessato, non mi hanno attratta più di tanto, non mi hanno convinto all'acquisto, perché innanzitutto sono molto molto polverosi, non erano neanche fin troppo pigmentati, ma erano modulabili, però appunto le colorazioni non mi hanno entusiasmata più di tanto, anche per quanto riguarda il blush non mi ha convinto più di tanto come colore. E quindi, benché il packaging mi piacesse davvero tantissimo, davvero tanto tanto, ho preferito lasciarlo lì perché appunto non mi sembrava il caso di spendere quei soldi solo per il packaging, ecco. Poi abbiamo altri set, però per quanto riguarda le unghie, che costano 14,90 € e sono appunto dei set per la nail art. Ogni set contiene uno smalto argentato e tre diversi top coat. E appunto Kiko dice che a seconda del top coat che mettete sopra allo smalto argentato, l'effetto della manicure cambierà, si trasformerà. Infatti nell'immagine, nello stand Kiko, si vedevano i vari effetti di manicure che sembravano davvero molto belli, molto interessanti, molto carini, ecco. Però alla fine non mi sono convinta ad acquistare questo prodotto proprio perché un conto è quello che vedi nell'immagine, un conto è quello che ottieni una volta sull'unghia. Poi in questo ultimo periodo le unghie io le sto davvero tralasciando molto, non sto più usando smalti, continuo a tagliarle proprio perché non so, non mi viene più la voglia di mettere gli smalti, ecco. E quindi alla fine anche questo prodotto ho deciso di lasciarlo lì per il momento, questo per il momento, perché in caso vedo qualche video di qualche altra ragazza che magari lo mostra così e mi piace l'effetto, andrò ad acquistarlo perché era il secondo prodotto che più mi interessava di questa collezione. Poi ho chiesto alle commesse perché sullo stand c'era scritto in arrivo un prodotto che appunto non era presente nello stand, però che doveva arrivare. Ho chiesto e si tratta di una base levigante. Infatti, in questa collezione ci sarà una base levigante. Magari quando uscirà anche negli altri store questa collezione la metteranno. Però non vi so dire il prezzo, non vi so dire niente perché appunto c'era scritto solo in arrivo. Poi l'ultimo prodotto di questa collezione, nonché quello che io ho deciso di acquistare, e si tratta, come sicuramente avrete visto, di un rossetto, ossia il Finish Line Lipstick, che ha un prezzo di 7,90 €. Questa è la scatolina esterna di questo prodotto, ma tutte le scatoline di questi prodotti sono fatte così. Cambia i colori, però alla fine sono fatte tutte in questo modo, con il taglio obliquo qua. Sono fatte più o meno così e di questi rossetti sono disponibili in 6 colorazioni, quindi quello che state vedendo vanno dalla 01 alla 06. Io ho preso la numero 06, contengono 2,5 grammi di prodotto per una scadenza di 36 mesi dall'apertura. Questo è il packaging di questo prodotto, un classico packaging a matitone. Però questo ha un applicatore come se fosse invece un classico rossetto, un classico stick, perché appunto vedete che non è né a punta né quelli tagliati obliqui, ma è proprio come se fosse un rossetto classico. E questo appunto è lo swatch. Come vedete, non so il motivo, ma risulta diverso rispetto a come lo vedevo io in negozio. Comunque, questa appunto è l'applicazione di questo prodotto. Allora, come prime impressioni, sicuramente è un prodotto molto scorrevole, che scorre molto molto bene sulle labbra, molto pigmentato, un colore davvero molto pieno. Risulta un effetto sì opaco, ma allo stesso tempo sulle labbra è confortevole come rossetto, non senti le labbra tirare, non è come se fosse quella texture dei Velvet Passion Matte Lipstick, sempre di Kiko, di cui vi avevo fatto un video recensione. Ecco, più o meno la texture è sempre la stessa, risulta sulle labbra sempre così. È
un po' più appiccicoso forse dei Velvet Passion, però appunto è molto simile. L'applicatore mi è piaciuto davvero tantissimo perché, come avete visto, sono riuscita a fare le labbra davvero molto facilmente, molto semplicemente. Davvero mi piace questo tipo di applicatore. Il colore, ripeto, mi piace, non è come lo vedevo in negozio, però sicuramente è un bel colore. E quindi queste sono le prime impressioni, gli swatch di questa nuova collezione di Kiko. Io appunto adesso metterò alla prova questo rossetto, ve lo farò vedere anche con l'avanzare delle ore come si comporta. Adesso sono le 4, però tenete conto che io ho applicato questo rossetto dalle 3 e mezza, quindi è già mezz'ora che ho su il rossetto e quindi questo è quanto. Noi ci vediamo fra qualche ora per vedere appunto come si è comportato questo rossetto e niente, appunto ci vediamo dopo. Ok, eccomi tornata, sono le 6:40, quindi sono passate circa 3 ore da quando ho applicato questo rossetto e la situazione è questa, quindi comunque un rossetto praticamente intatto, non ha sbavato, non è andato nelle pieghe, è un colore ancora bello intenso, bello vibrante, quindi come effetto sulle labbra non è cambiato più di tanto, è cambiato però la sensazione che ho sulle labbra, perché appunto lo sento più, sicuramente più secco, perché si è opacizzato ancora di più rispetto a come applicato, perché appunto vi avevo detto che sentivo le labbra un po' appiccicose, adesso non le sento più appiccicose, però sento che sono anche meno idratate rispetto a come appena applicato. Ovviamente non è che seccano, non sento le labbra proprio tirare, però non ho più la sensazione di comfort che invece avevo a inizio video, ecco. Quindi sicuramente con l'avanzare delle ore sì, si opacizza, diventa più opaco, però anche tende a seccare di più le labbra. Però appunto non è una sensazione che mi dà particolare fastidio. Un'altra cosa che mi sono dimenticata di fare appena applicato è la prova no transfer. Sicuramente se l'avrei fatta dopo averlo applicato subito mi avrebbe rilasciato il colore, perché appunto vi ho detto che era più cremoso come rossetto e anche più lucido. Io l'ho fatta dopo un'ora da quando ho applicato questo rossetto e non mi ha lasciato nessun tipo di segno sulle mani. Ora ve lo rifaccio, però appunto adesso che è diventato molto più opaco, non rilascia per niente il colore sulla mano. Quindi questa è la situazione per il momento. Quindi devo dire che ha tenuto bene. Ora si dovrà vedere dopo mangiato. Mangerò una pizza, quindi comunque un piatto oleoso. Non so appunto come risulterà dopo questo rossetto. Magari adesso vi metto una clip video così potete valutare anche voi appunto com'è dopo mangiato, però quello che vi posso dire è che sicuramente è un rossetto che personalmente mi è piaciuto molto, mi è piaciuto l'effetto sulle labbra, mi è piaciuta la durata, mi è piaciuto anche la stesura, per quanto davvero la stesura è una delle cose che più mi è piaciuta di questo prodotto. Quindi sicuramente a mio parere è un prodotto che promuovo assolutamente, mi piace davvero davvero tanto, oltre per il colore appunto. E quindi niente, queste sono le mie opinioni per questa co nuova collezione di Kiko. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia un po' tenuto compagnia, magari che vi sia stato utile, non lo so, scrivetelo magari nei commenti oppure lasciate un mi piace, come volete voi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!